Bonifati, la minoranza attacca l'operato del sindaco Mollo e il consigliere Sirimacco si schiera in sua difesa, se ne riparlerà di fronte ai cittadini. Elezioni 2012 a Diamante, scricchiola l'accordo tra Rifondazione Comunista e il gruppo Cambiamenti. Talea e i liceali del Metastasio discutono di rifiuti e risorse, Pesacane, chiediamo scusa ai giovani. Calcio, domenica iniziano i festeggiamenti per il centenario dello Scalea, prima però c'è da battere il rende. Buonasera, erano queste le anticipazioni di Rete 3 News di venerdì 23 marzo, edizione delle 19.45. In apertura andiamo a Bonifati, fuoco incrociato tra opposizione e maggioranza, le critiche e le repliche nel prossimo servizio. Solo propaganda per mettere in cattiva luce l'operato della nostra amministrazione. Francesco Sirimacco, consigliere comunale di maggioranza a Bonifati, replica così alle accuse lanciate dall'opposizione all'operato del primo cittadino Antonio Mollo. Forse la sconfitta per una mancetta di voti ancora a qualcuno non è andata a giudice, Sirimacco, che rilancia. Stiamo dando risposte ai nostri cittadini giorno dopo giorno e con opere concrete. La minoranza nei giorni scorsi ha puntato il dito contro la mancata programmazione ed in particolare contro le irregolarità del bilancio 2011 che hanno fatto scattare il richiamo della Corte dei Conti. Le critiche dell'opposizione non ci impensieriscono più di tanto, dice Sirimacco, anzi siamo pronti ad incontrare la nostra cittadinanza in una manifestazione pubblica che si terrà il 31 marzo prossimo nella sala consiliare. Immobilismo, crisi del turismo, assenza di idee, le altre accuse lanciate dalla minoranza a Mollo e alla sua amministrazione, che risponde invece parlando di riqualificazione del territorio, lotta all'erosione costiera e importanti progetti come quello del palazzetto dello sport, i cui lavori stanno per riprendere. Stiamo lavorando per migliorare il collegamento e l'immagine del territorio tra Bonifati e Sangineto, ha continuato ancora Sirimacco, altro che immobilismo. Il confronto, che si prevede molto aspro, è dunque rinviato al prossimo 31 marzo. Ci spostiamo a Diamante, continuano gli incontri per la formazione della lista alternativa a quelle di Caselli e Magorno. L'accordo tra Cambiamenti e il Circolo di Rifondazione Comunista resta in bilico. Il Partito di Rifondazione Comunista conferma la partecipazione alle prossime elezioni amministrative. Le voci di un ipotetico accordo con il movimento Cambiamenti, all'interno del quale è presente una rappresentanza di centrodestra, non sono smentite da Gemma De Rosa del Circolo 25 aprile. E ancora non c'è niente di definitivo, ma stiamo lavorando per trovare degli accordi politici. Il movimento si presenta come un movimento civico, noi come un partito. Quindi loro sono orientati per essere privi di orientamento politico, noi no. L'intento di non voler rinunciare ad una campagna elettorale all'insegna di falce e martello potrebbe rappresentare un forte limite all'accordo, quanto invece alle necessità per Diamante, De Rosa ha poche parole d'ordine e soprattutto le idee chiare sugli altri candidati. Condivisione, partecipazione, le scelte devono essere condivise con i cittadini. Sicuramente lontano dall'arroganza dei nostri politici e anche dalla perseveranza di alcune figure politiche. Era Scalea perché il centro anziani è ancora nel centro della bufera. Non si placa la querelle sul centro anziani di Scalea. I consiglieri comunali Alessandro Bergamo, Mauro Campilongo, Luigi De Luca, Gennaro Licursi e Giuseppe Bono hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale. Esigiamo la convocazione di un civico consesso per chiedere le immediate dimissioni del consigliere comunale Angela Riccetti o in subordine la revoca immediata della delega ai servizi sociali per il comportamento usato nei confronti del centro anziani e di tutta la città di Scalea. I componenti dell'attuale minoranza infatti non hanno condiviso la scelta della Riccetti di nominare Francesco Pezzotti nuovo presidente della struttura, dopo le dimissioni dell'uscente Ennio Iannello. Il commissariamento del centro anziani di Scalea, continuano i consiglieri di minoranza, ha determinato malessere e sfiducia tra gli utenti, dal momento che la Riccetti ha assegnato questa carica senza lo svolgimento di una democratica elezione. Sottolineiamo inoltre, concludono, l'episodio denunciato da Iannello, che in un passaggio della sua lettera di dimissioni riconduce ai gravi atti intimidatori ricevuti mentre esercitava la carica di presidente del centro anziani. È una situazione incresciosa, ribatte la diretta interessata, ma sono molto tranquilla. Probabilmente i consiglieri di minoranza non hanno studiato bene il regolamento, ma per fare le dovute precisazioni aspetto il prossimo consiglio comunale, in cui la vicenda sarà tra i punti all'ordine del giorno. Al momento sono
altri problemi prioritari. La Basilicata sarà la prima regione in cui verrà realizzato in modo sperimentale un modello per analizzare e classificare l'esposizione dei lavoratori a contatto con sostanze potenzialmente pericolose. La ricerca è prevista nelle linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni, illustrate stamane a Potenza. Il progetto è delle ARPA di Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Campania e Sicilia. E in Calabria e Basilicata il 12% degli uomini e il 9% delle donne è diabetico, nella prima regione in particolare rispettivamente l'8% e il 4% è in condizione di borderline, cioè di intolleranza al glucosio. Il 26% degli uomini e il 28% delle donne calabresi inoltre soffre di sindrome metabolica. In Basilicata invece il 18% degli uomini è ipercolesterolemico e 8 su 10 non seguono nessuna terapia, a cui si aggiunge il 32% di ipertesi, con la metà di casi senza controlli. I dati sono stati certificati dalle cifre del progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità presentato questa mattina a Roma. E torniamo a Scalea. Oggi pomeriggio gli studenti del liceo scientifico Pietro Metastasio hanno presentato al pubblico il progetto formativo Rifiuti o Risorse. Rifiuti o risorse, su questo tema è stato incentrato il progetto formativo finanziato dal Programma Operativo Nazionale e presentato al pubblico questo pomeriggio dagli studenti del liceo scientifico Metastasio di Scalea. Vedere la scuola come luogo dove si materializza la legalità, questo è l'obiettivo del corso e il pensiero del tutor e docente dell'istituto Gemma De Rosa. Questo corso è orientato intanto al rispetto dell'ambiente, in un'ottica però di rispetto della legalità prima di tutto. Il punto interrogativo è tutto nell'alternativa, più che un'alternativa sono, diciamo, due parole che hanno ugualmente importanza. Rifiuti, perché questo sarà ed è stato e sarà il tema del nostro incontro di oggi, ma anche di tutto il corso, il filo conduttore. Abbiamo analizzato il problema dei rifiuti e a partire, diciamo, dal sistema di produzione dei nostri prodotti, dal consumo fino alla gestione del rifiuto vero e proprio. Ad arricchire con la sua presenza l'incontro di questo pomeriggio l'esperto del settore Ciro Pesacane. Ogni volta che vado in qualche scuola e ho il piacere di incrociare dei ragazzini, la prima cosa che chiedo scusa, perché noi adulti dobbiamo chiedere scusa. Gli stiamo quasi negando il futuro a questi ragazzi. E il tema dei rifiuti entra in questo grande dramma ambientale. Io a volte dico, in questi giorni si parla di pensione, ma noi gli stiamo negando la vita a questi ragazzi. Il nostro modo di comportarsi, il nostro modo di consumare è così balordo che non so che come andrà questo pianeta, non ce la fa più. Ed è interessante parlare in una scuola per vedere se si può recuperare questi danni che noi adulti abbiamo fatto in questi ultimi 20 anni. Ma i protagonisti sono stati loro, gli studenti. Ritengo che questo progetto sia stato molto interessante e molto formativo per noi ragazzi, perché ci ha aperto gli occhi su varie problematiche del territorio. L'amministrazione comunale di Vibonati informa la cittadinanza che il prossimo 25 marzo la ditta appaltatrice consegnerà i lavori di adeguamento del sito di stoccaggio dei rifiuti differenziati. Il comune di Vibonati non si era mai dotato di una struttura adeguata, effettuando la raccolta in condizioni di estrema precarietà. Da oggi le operazioni di stoccaggio dei rifiuti potranno svolgersi in un impianto a norma di legge. E ci spostiamo in provincia di Salerno, al Palazzo Sant'Agostino del comune di Albanella. L'amministrazione Capizzuto lancia la campagna dal nome Ai rifiuti facciamo la festa. Il comune di Albanella ha raggiunto l'80% di raccolta di rifiuti porta a porta. Dopo 10 anni di differenziato adesso parte con una campagna di riduzione rifiuti. Il relativo progetto, sostenuto dalla provincia di Salerno, è stato presentato a Palazzo Sant'Agostino dal sindaco Giuseppe Capezzuto e dall'assessore provinciale all'ambiente Adriano Bellacosa. La campagna di comunicazione denominata Ai rifiuti facciamo la festa si articola in 3 iniziative: Eco Shoppers, Eco Pannolini ed Eco
Ecofesta ed è rivolta a promuovere presso tutta la cittadinanza comportamenti e abitudini ecosostenibili. Chiediamo ai nostri concittadini di fare un passo avanti, cioè quello di ridurre la produzione di rifiuti. Ecco quindi l'idea da un bando che l'assessore romano della provincia all'epoca, assessore all'ambiente, varò con la struttura provinciale, quindi col presidente Cirielli, un bando per appunto finanziare iniziative di questo tipo, cioè per ridurre la frazione dei rifiuti, e noi ci siamo inseriti con una richiesta di finanziamento che ci è stata riconosciuta, appunto quindi sono tre linee, come dicevo, di per raggiungere questo obiettivo di ridurre la frazione dei rifiuti, cioè eco shopper, cioè che sostituiscono le buste di plastica, diciamo, che tra l'altro si pagano anche quando si va a fare spesa. La seconda cosa sono i pannolini lavabili che noi regaleremo alle famiglie che hanno un bambino fino ai 2 anni, e poi la terza cosa sono le ecofeste, dove c'è una eccessiva produzione di rifiuti, mi riferisco al piatto di plastica, alle posaterie e quant'altro, alle varie sagre che si fanno soprattutto d'estate, ad Albanella ce ne sono diverse, la festa della Bonda di Bufala che si tiene ad agosto e quella dell'olio che si tiene a dicembre. In questo caso noi regaliamo in uso per la manifestazione piatti di terracotta e posaterie, diciamo, che non si getta, con le lavastoviglie per lavarla e poi ce la restituiscono. Quindi questo è un obiettivo importante, perché effettivamente ci va a ridurre la frazione di rifiuti indifferenziate che va in discarica, dove noi paghiamo, quindi non solo raggiungiamo un risultato di civiltà e ambientale importante, ma anche riduciamo i costi del ciclo integrato dei rifiuti. La rivista Jetsit continua a premiare il Golfo di Policastro dopo la notizia del piazzamento del Peperoncino Jazz Festival in prima posizione per la categoria Festival e Rassegne d'Italia. Torniamo sull'argomento per sottolineare anche la vittoria di Pasquale Bardaro, musicista jazz di Camerota. Vince il premio di miglior vibrafonista 2011 con il suo strumento Nel Tempo, ha firmato vari lavori con diverse formazioni. Dedico questo riconoscimento nazionale, afferma Bardaro, a tutte le persone che non vengono trattate e riconosciute in modo adeguato. Vorrei incoraggiarli così che non rinuncino mai ai propri sogni. E l'amministrazione comunale di Lauria, nelle persone del sindaco Gaetano Mitidieri e dell'assessore alla cultura, spettacoli, sport e politiche giovanili Giacomo Reale, desiderano incontrare le associazioni culturali, sportive e di volontariato che operano su tutto il territorio comunale per concordare l'itinerario degli appuntamenti e dei programmi da attivare nei prossimi mesi. Necessario, comunica l'amministrazione in una nota, un incontro programmatico per una nuova stagione che andremo ad affrontare e che abbiamo fissato per domenica 25 marzo alle ore 10:30 alla sala consiliare di Lauria. Chiediamo in primis a tutte le associazioni, concludono, e anche a tutti i cittadini che vorranno contribuire all'accrescimento culturale della nostra città, una partecipazione attiva e puntuale affinché si possa costruire qualcosa di importante. E ora il calcio. Domenica iniziano i festeggiamenti per il centenario dello Scalea, appuntamento alla sala consiliare dopo la fondamentale partita contro il Rende. La speranza a Scalea è che la festa per il centenario possa iniziare già sul campo con una vittoria. Domenica, dopo la gara casalinga contro il Rende, ci sarà infatti la prima giornata di festeggiamenti per il centenario della società. Il comitato, in stretta collaborazione con il delegato allo sport del comune Fabio Ferrara, ha messo a punto la prima manifestazione che si svolgerà nella sala consiliare. Racconti, vecchie foto e la presenza di protagonisti del calcio bianco stellato di ieri e di oggi per omaggiare quanti hanno fatto la storia calcistica della città. Sarà solo il primo di una serie di appuntamenti che di certo non distrarranno appassionati, giocatori e società dagli obiettivi fondamentali da raggiungere in campionato. Domenica contro il Rende la vittoria è d'obbligo, sia per mantenere la striscia positiva interna, sia per provare a raggiungere il Brancaleone che domenica scorsa ha approfittato della sconfitta biancostellata a Soverato. Bellinvia dovrà fare a meno di Pisano, fermato dal giudice sportivo, ma dovrebbe aver recuperato Leone e Maesano, reduci entrambi da 2 settimane vissute tra campo e studio medico. Finora nelle partite casalinghe del 2012 lo Scalea non ha fatto sconti. Le vittorie sono arrivate indifferentemente con squadre di alta e bassa classifica. Il Rende invece gioca per le zone alte ed è una squadra in ottima salute e oggi appare certa del suo posto negli spareggi. Una domenica di relax per gli uomini di Cipparrone potrebbe contribuire a far iniziare la festa per il centenario già sul campo. E prima di Scalea Rende di domenica 25 marzo verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Gianluca Di Domenico, il giovane massaggiatore dello Scalea morto la settimana scorsa.
E ora, oltre lo Scalea, giocheranno nella 12ª giornata di campionato la Bovalinese contro il Brancaleone, Montalto Isola Capo Rizzuto, la Rossanese ospiterà la Nuova Gioiese, il Castrovillari contro il San Marco, Guardavalle Roccella, Sersale Siderno, Palmese Soverato. E adesso la classifica dell'eccellenza: in testa il Montalto con 60 punti, seguito a meno 8 dal Sersale, rende a 48 la Rossanese, a 44, a 41 il Guardavalle. In fondo alla classifica vediamo Palmese Brancaleone a 29 punti, lo Scalea con il Real San Marco a 27 e la Bovalinese a 18. Ed ora il basket, domani trasferta per la Giulitta, che domani a Cosenza incontrerà la Bim Bum. Martino Ciano. Pronti per Cosenza, obiettivo la Bim Bum. La Giulitta si prepara per la 6ª giornata di ritorno del campionato di promozione regionale calabrese contro l'ultima in classifica, ancora 0 punti. Una trasferta, quella di domani sabato 24 marzo, che non dovrebbe impensierire gli altotirrenici. All'andata, infatti, il team guidato da Coluccio si impose sulla Bim Bum Cosenza per 63-35. Lo spirito con il quale la Giulitta affronterà l'incontro è facilmente intuibile: vincere la quarta gara consecutiva e soprattutto scavalcare la New Basket Lamezia. I lametini, infatti, con i loro 18 punti e una partita in meno, sono in terza posizione insieme alla Giulitta, ma a differenza degli altotirrenici, che avranno, almeno sulla carta e facendo qualche scongiuro, vita semplice contro la Bim Bum Cosenza, la New Basket Lamezia dovrà vedersela contro la nuova Fortitudo Cosenza, che naviga in quarta posizione a 16 punti e a sole 2 lunghezze dai lametini. I tortoresi dovranno però fare a meno del loro capitano Andrea Perrone, che la settimana scorsa si è infortunato nello scontro con il numero 6 del Catanzaro Centro Zamboni. Per lui una distorsione al ginocchio che lo terrà lontano dal parquet per almeno 20 giorni, che, tradotti in termini utili per il campionato, fa circa 3 giornate. Fuori anche Lorenzo Di Lorenzo, che si è beccato 2 giornate di squalifica, e Faviere, che domani non sarà in rosa. «Non ci scoraggiamo», ha detto Coluccio, «sulla carta la partita non ci impensierisce. Logatta e Campilongo avranno qualche responsabilità in più, visto che dovranno imporre il gioco e guidare la squadra», ha concluso il coach della Giulitta. «Ma conto molto sul gruppo che, dopo la vittoria contro il Catanzaro, ha dimostrato la giusta maturità». Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, ora uno sguardo al meteo e agli appuntamenti per il fine settimana. Nubi in generale aumento, ma graduale miglioramento in serata su Campania e Basilicata. Le temperature massime sono stazionarie, mentre le minime non segnano particolari variazioni. I venti moderati, i meridionali sulle regioni tirreniche, i mari quasi calmi o localmente poco mossi. Ed un appuntamento per sabato: Tortora, inaugurazione del centro di smistamento alimentare dell'associazione Cristiano Evangelico Bethesda. Alle ore 17 via Leo Valiani, nei pressi della parrocchia Santo Stefano Protomartire. E per domenica a Villamare, frazione di Vibonati, le associazioni Angela tra gli Angeli e Carmine Speranza, nell'ambito del progetto Un Euro per il Cuore di Vibonati e Villamare, hanno organizzato la 2ª giornata di beneficenza per la raccolta fondi da devolvere all'acquisto di un defibrillatore DAE da donare alla cittadinanza, dalle ore 16 alle 20 a Vibonati, piazza Nicotera. A Praia, presentazione ufficiale della lista elettorale L'Alternativa, alle ore 18 all'Hotel Calabria. E questo era l'ultimo appuntamento. Vi ricordo per questa sera l'appuntamento alle 20.45 con La Finestra sul Territorio, programma di approfondimento condotto da Andrea Polizzo. Si tornerà a parlare dell'ospedale di Praia a Mare e il titolo della puntata è «Nessuno governi senza sanità». Con questo era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.